In questa settimana davvero particolare, no? Perché va ad anticipare, come sapete, il Natale. Parliamo tra poco con Pierluigi De Pascalis, che è il nostro preparatore atletico di fiducia. Perché sì, parlerà proprio di come tenersi in forma, diciamolo, durante le vacanze e soprattutto durante le abbuffate, perché questo è il periodo. E quindi buongiorno a Pierluigi De Pascalis, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Abbiamo già quasi sui fornelli tutto quanto pronto, sì, per i prossimi giorni. Assolutamente, Pier. E insomma, a questo punto c'è un trucco per tenersi comunque in forma ed evitare queste vagonate di cibo, come si dice alla bocca. Noi parliamo sempre del piacere di fare attività fisica e non vogliamo far venire meno neanche il piacere della buona tavola, soprattutto noi che insomma in Italia, come in pochi paesi, abbiamo una cultura per il buon cibo. Quindi è certamente corretto lasciarsi un po' andare, ma senza grandi esagerazioni. Molti poi dei nostri amici approfitteranno per andare in vacanza, e molti lo sono già, e nasce anche il problema di come tenersi in forma quando siamo fuori dal nostro circondario, fuori dalle nostre abitudini. Bene, innanzitutto partiamo col dire che occorre anche rilassarsi un po' in questo frangente, è giusto consentire al nostro organismo anche una pausa maggiore, e poi mai come in questo momento potrebbe essere utile cimentarsi in altre attività. Quindi chi ha la fortuna di fare una settimana bianca potrebbe sperimentare le discipline tipiche della montagna in questo periodo, e potrebbe anche scoprire che magari è particolarmente attratto da qualcuna di queste più di quanto non possa esserlo rispetto a discipline più monotone che noi magari regolarmente svolgiamo. Lo stesso dicasi per chi magari ha la fortuna di andare in posti caldi in questo periodo, allora anche questo può essere positivo, perché tutte quante le volte che noi variamo l'attività non possiamo altro che trarne dei benefici, sia da un punto di vista della monotonia del lavoro, sia perché facciamo lavorare in modalità differente il nostro organismo. È importante per chi si allena già da tempo riuscire a mantenere insomma un certo grado di stimolazione delle strutture muscolari, ma è importante anche per chi ha cominciato da poco, perché altrimenti rischiamo di abbandonare ancora prima di aver cominciato e quindi di perdere in qualche modo i buoni risultati. Quindi allenatevi con un po' di moderazione in più, variate il tipo di attività che svolgete, lasciatevi andare magari al cibo più di quanto non facciamo normalmente, però ecco, senza esagerare, non passiamo mai da un eccesso all'altro. È ovvio, assolutamente ovvio. A questo punto auguri ovviamente di buon Natale al nostro Pierluigi De Pascalis, che troveremo la prossima settimana insieme in diretta. Buona giornata. Buona giornata, tanti auguri a te e ai nostri ascoltatori.